ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla con l'aggiornamento settimanale del 06/10/2022. Aggiornamento tra virgolette bomba, perché finalmente ci è andato quello che volevamo, che ve lo lascio alla fine del video, ragazzi. Quindi partiamo col veicolo del podio del casino, che è esattamente questo e non ricordo il nome, ragazzi. Ma continuiamo. A questo punto possiamo andare a LS Autoraduno, ragazzi. Quindi veicolo del podio di LS Autoraduno, abbiamo la casco, ragazzi, che per vincere questa dovete arrivare tra i primi 3, 4, 5 delle solite gare della categoria, ragazzi, vedete dal menu interazione. Dopodiché abbiamo la Ignus come veicolo di AO, ragazzi, sempre bella, secondo me uno dei mezzi più belli del gioco attualmente. Dopodiché come veicoli di prova, raga, ci hanno messo la Infernus, raga. Dopodiché abbiamo la Vectre, se non sbaglio, controlliamo, sì, questa è la Vectre. Dopodiché abbiamo la Glover, ragazzi. A questo punto, raga, non ci resta altro che passare agli showroom. Quindi andiamo da Simeon, dove troveremo la Calico, ragazzi. Nello showroom avremo anche la Banshee. E poi ci sono questi 2-3 veicoli del cazzo che sinceramente potrei anche evitare di farveli vedere. Comunque i veicoli sono questi due, ragazzi. Li troveremo anche scontati, ma dopo vi faccio vedere meglio nel dettaglio. A questo punto non ci resta che andare allo showroom, ragazzi, al nuovo showroom. E niente, raga, finalmente è arrivata la nuova Audi. Possiamo dire così. Guardiamo subito il veicolo. Dopo vi porterò il metodo per moddare e intanto ve la farò vedere, faremo una reaction, ragazzi, ma intanto guardiamo che bella che è. Allora, il veicolo non costa niente, secondo me, ragazzi, perché 1.600.000 è veramente poco. Io lo compro immediatamente. Vi faccio vedere anche che hanno messo allo showroom la non ricordo mai come si chiama sta macchina, la Stromberg, ragazzi, che sta macchina ha fatto la storia, ci è servita tantissimo in passato, ma adesso è stata sostituita dalla Toreador. E niente, ragazzi, a questo punto possiamo passare tranquillamente alle attività con gli RP doppi e tripli, che saranno solo, ragazzi, le modalità competizione, queste qua, giorno del giudizio, avremo solo queste con gli RP doppi. A questo punto passiamo su leggendari, ragazzi, e abbiamo la Obey a 1.675.000, quindi veramente poco, ragazzi, il prezzo è veramente basso. Dopodiché andiamo a vedere se ci sono degli sconti, raga, e abbiamo in sconto la Glover, ragazzi, e la Vectre su 3 porte su questa categoria. Poi, raga, avremo anche scontatissima questa macchina qua, la Chameleon. Dopodiché non avremo nient'altro in questa categoria in sconto, come ben state guardando. A questo punto, ragazzi, possiamo passare a San Andreas e in sconto abbiamo la Calico, ragazzi, scontatissima, a un prezzo basso, 1.000.000 circa. Dopodiché abbiamo quelle 2-3 macchinine, ragazzi, che c'erano da Simeon, che fanno altamente cacare al cazzo. A questo punto, regà, non resta altro che passare su Warstock e andare a vedere che abbiamo, ragazzi, la Stromberg scontata. Se non ce l'avete, approfittatene, costa poco, l'aggiungete alla vostra collezione, ragazzi. Non avremo nient'altro scontato e per oggi gli aggiornamenti sono conclusi così, raga. Non ci sono sconti da nessuna parte, perlomeno quando io ho fatto l'aggiornamento ancora non c'erano gli sconti. Vi comunico, regà, che sono stati aggiunti anche i veicoli di Halloween. Ma prima di chiudere, raga, questa è la nuova macchina. Io l'ho provata solo dal garage a Los Santos.
sembra veramente una bomba, sembra che vadi veramente forte. Non ho potuto vedere bene se tiene tanto o no, mi sembra abbastanza gestibile. Vi farò sapere nel prossimo video cosa ne penso della macchina dopo che l'ho modificata completamente. Per ora è tutto e sbada bam, raga. Al prossimo video, buona visione.